Come si suol dire, a volte ritorna, e quando ritorna, in alcuni casi devo ritornare pure io. In questo caso è ritornato il nostro preferito, Daniele De Martino. È un troppo tempo che io non video commento una canzone di Daniele De Martino. A questo giro però sarà un po' particolare, ma capirete subito il perché. Intanto, prima che il video cominci, non fate i cazzi in musica, lasciate un mi piace, e se non siete ancora iscritti fatelo. Poi mi seguite su tutti i social che volete, perché tanto io sto su tutti i social. Se questa domanda te la fa una donna a letto con te, cimmo che c'è da preoccuparsi. Volerti bene per me. Volerti bene per metà sarebbe volerti bene. Volerti b, sì, volerti b. Meno che abbiamo saltato una piccola parte. Lo stai facendo la doccia, ma tu tu camera me ne trasse mentre stai lavando. Voglio provare a morire, lo provo tu. Quando ti fai sta doccia, questo bagno schiù. Che ce la consigliate, eh? Non riesco a far meno di immaginare lui che fa vicino al cuore. Uè, cuore, dimmi la verità, mi ami? Di cuore ti amo, certo che ti amo. Il sacrificio che fa sto guaglione, chi sono i sacrifici? È un mignotto! Dimmelo come fai, un bar matta ma. Non ti faccio sto cameraman andare in Dubai se sta lavando, ma un po' di privacy. Ma questi sentimenti non lo sanno fare. Ora arriva a bullette l'acqua su cazzo cagà, stai 3 ore, 2 ore. Pensate ad andare ad analizzare tutta la canzone, perché poi fondamentalmente è sempre quello, no? La storia dovrebbe essere che loro due in pratica stanno insieme, però lui dice solamente quando facciamo spuccarie io voglio stare con te, poi quando ci vestiamo non voglio stare con te perché tu fai già amore. E di conseguenza lui dice non volermi bene ancora, perché comunque tu ti stai per insuarare con un uomo, non puoi voler bene a me. Ecco qua, poi arriviamo a questa parte dove 3 anni dopo lei si sta insuarando, 3 anni si sta insuarando con il suo fidanzato. Lui sta ancora sotto la doccia, sta tu spugnata, cioè tutte le mani dei vecchi in mezzo alle mani, sai quando stai troppo tempo nell'acqua. Comincia a piangere, che fa tipo lacrime e docce, capito? Così in svir. Geniale. E sta ancora sorseggiando da 3 anni il suo drink a un zucurilla vodka. Ma eccoci arrivati finalmente al motivo di questo video con me, che per la prima volta non è la canzone, ma è la parte parlata. Neanche io mi innamorerei di me. Vabbè, non ti buttare proprio così giù, non è che ti devo pittare. Non ho sentimenti facili, sorrido sempre, ma poche cose mi piacciono davvero. Se è un poco viziato e vinciuto, allora non si fa così. E spesso sbaglio, tipo che preferisco il mare mosso con quello calmo. Non ti conviene, perché poi ti vanno tutte le onde in faccia, ti avvilisci e ti senti di affugare. Perché la normalità non è per me. Ho visto, infatti ti stavo fumando un micado, non è una sigaretta. Perché cerco casino, che sia anche ordine. È quello che dico io del mio armadio, a me invece dicono sempre che sono disordinato, invece per me quello è ordine, anche se c'è casino. Neanch'io mi innamorerei di me. Ti sto dicendo non stare così, perché c'è molto di peggio, stammi a sentire. Rendo complicato anche un puzzle da 10 pezzi. E allora strunz, cioè non c'è proprio un'altra spiegazione, che poi 10 pezzi sono facili, si non garrano a voi, vabbè. Cambia gioco. Perché incastrarsi non è una cosa superficiale, ci vuole logica. Se poi ti ingastri troppo, ci vogliono i pompini poi per scastrarti. Poi dipende pure dove ti ingastri. Perché se ti ingastri la lavatrice, si proprio scema, che te la sa fare da lavatrice? E poi rifletto troppo sulle cose. Come uno specchio, capito? Però tu non sei uno specchio. Penso troppo e guardo poco. Anche io con questo occhio qua c'ho 0,75, questo qua c'ho 0,50. Quindi guardo meno con questo che con questo. Però con gli occhiali si risolve. Perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque. E a lui ti piace, perché se tu guardi poco e non guardi chiunque, ti piace. Non è vero che tu dici che non ti innamoreresti di te. Quelle che sanno stare da sole, perché la solitudine è un punto di forza. Si chiamano i Kikomori, quella su, tipo in Giappone, che non scendono da casa e stanno sempre andando a Fortnite. Però tu non devi fare. Ti piacciono quelli che giocano a Fortnite? Io te lo sconsiglio uno come me. Io mi fido, infatti a me proprio mi interessa proprio, dico la verità. Potresti non reggere il passo alla mia nostalgia? No, fate che le gioperite e che le crepo. Smetto questa nostalgia, metto l'angoscia, lasciamo stare, rimaniamo amici. Potrebbe non piacerti che nel mare io ci vedo poesia. Scusami, non ho preso bene il telefono, non ho capito che hai detto. Te lo sconsiglio uno come me. Questo l'ho capito già prima, già ti ho detto che non sono proprio interessato, grazie. Perché sogno troppo, cambio amore facilmente. Lunatico, quello è fatto, capito? Che segno sei? Penso essere superficiale. Ecco, già zicco, no, ho detto che segno sei. Lo so, mi dispiace. E che cosa? Basterebbe che mi rispondi, sì, canta, riede, toro, che sì. Meglio una mala verità che una bugia detta male. Chi troppo vuole nulla stringe, crea la gara a chi sa più proverbi. Sei ancora al telefono, non ti sento più, pronto? Pronto?
assaccata. Non so quanti di voi ci hanno fatto caso che comunque i videocommenti sono diminuiti tantissimo, quasi non ce ne sono più, ma un motivo c'è, ve l'ho già spiegato in altri video, non c'è bisogno che io lo ripeta. Questo però mi sono sentito di farlo per due cose: che facendo questo tipo di video ricordo un momento della mia vita molto felice. Infatti questo video nasce con la natura di una dedica. So che magari a qualcuno di voi può sembrare stupido dedicare un video a una persona, ma questa tipologia di video piaceva molto a un mio carissimo amico che purtroppo non c'è più e che ho conosciuto proprio nel periodo in cui facevo questi tipi di video. Quindi seppur possa sembrare inutile, in qualche modo mi fa stare mezzo secondo bene pensare che se avessi avuto la... che se avessi avuto la possibilità di vederlo probabilmente avresti pariato come dicevi di fare ogni volta che vedevi un video commento. E quindi ovunque tu sia adesso, io spero che in qualche modo anche con questo video sei riuscito a sorridere, sia riuscito io a strapparti una risata. Ti voglio tanto tanto bene ovunque tu sia. Ciao Adam. Allora, ma che ci pensate a fare su Liberato? Cioè, Liberato a finale siamo un po' tutti noi. Liberato è Napoli. Perché? Quando si fa?